Il via. Va bene. Ok. Buonasera a tutti. Grazie per la presenza, nonostante le condizioni atmosferiche siano avverse. Un ringraziamento particolare, come sempre, a Niceto TV Web che è presente e disponibile ogni volta che viene chiamato e invitato a far parte delle nostre iniziative. C'era lo scorso anno e c'è anche quest'anno. Noi già un anno fa ci siamo incontrati, lo ricorderete con i cittadini, con la popolazione, perché uno dei nostri motti, uno dei nostri obiettivi era quello di rendere la cittadinanza sempre più partecipe della vita politica sampietrese, di ciò che il paese affrontava di anno in anno. E lo scorso anno, per l'appunto, in pubblica piazza abbiamo denunciato delle mancanze, delle problematiche, delle criticità, quindi abbiamo portato al pubblico tutto l'excursus di un anno di amministrazione. E ci troviamo nuovamente qui quest'anno con alcune di quelle problematiche, se non tutte, ancora presenti sul territorio. E non stupisce particolarmente questo tipo di mancanze e questo tipo di assenza. Una dimostrazione palese dell'inerzia dell'amministrazione si evince da uno dei documenti più importanti, uno degli atti più importanti che l'amministrazione, la giunta comunale approva, nonché il bilancio di previsione. Il bilancio di previsione è l'atto con cui la Giunta programma tutte le spese e tutte le entrate che affronterà durante il triennio. Ecco, se noi andiamo a guardare il bilancio di previsione, se lo analizziamo nei suoi vari punti e nello specifico analizziamo le spese presenti in questo bilancio, e quindi quali sono le spese che l'amministrazione intende fare per far progredire il paese. Ecco, tra queste c'è tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, 9.500 euro. Direte è una somma, ma è una somma bassa al cospetto delle opere che ci sarebbero da valorizzare nell'ambito del territorio. Basti pensare a tutti i beni che si trovano all'interno delle chiese. Penso alla chiesa del Santissimo Rosario, così come la chiesa di Santa Caterina, all'interno della quale vi sono delle opere che richiedono un intervento anche abbastanza urgente. Ma la situazione poi peggiora se vengono analizzate e attenzionate altre voci, per esempio il turismo. Alla voce turismo l'amministrazione predispone 0 euro. La voce trasporti 0 euro, sviluppo economico e competitività 0 euro, politiche per il lavoro e la formazione 0 euro, politiche agricole, agricoltura e pesca 100 euro, energia 0 euro. Ecco, in un paese come San Pierniceto, che si basa principalmente sull'agricoltura, prevedere 0 alla 100 euro all'agricoltura sembra particolarmente riduttivo, sembra più una presa in giro che non una reale scelta politica. Ma anche il turismo, 0 euro in un paese in cui vi era la manifestazione dell'Infiorata, che era una delle manifestazioni più importanti in Sicilia. Adesso il turismo, 0 euro. Ma la formazione, le politiche per il lavoro, lo sviluppo, 0 euro. Ci si chiede a questo punto questa amministrazione cosa vuole fare, dove voglia andare.
quali siano le sue reali intenzioni, perché certamente lo sviluppo non è l'intenzione, lo sviluppo del paese non sembra essere nelle intenzioni di questa amministrazione, perché non si sofferma per nulla sulle voci più importanti sulle materie su cui San Pierniceto può puntare, e quindi ribadisco l'agricoltura, il turismo e la valorizzazione dei beni culturali. A questo punto la domanda sorge spontanea: quando ci si candida si ha un progetto, si ha un programma, un'idea politica da portare avanti, e quell'idea poi con i vari bilanci ogni anno viene sviluppata, ma così non sembra essere. Qual è l'idea che si sta portando avanti? Nessuna idea, l'idea del nulla. E questo viene confermato anche da un altro documento che la Giunta approva, e che è la programmazione triennale delle opere pubbliche. A questo proposito, se si osserva il documento di programmazione delle opere pubbliche di quest'anno e il documento di programmazione delle opere pubbliche dello scorso anno, all'interno dei due documenti troviamo le stesse opere programmate, cioè nell'idea di essere programmate, di essere realizzate, ma non realizzate, perché se c'erano lo scorso anno e ci sono quest'anno, il problema è quello. Quindi manca la programmazione da un lato e l'attuazione dall'altro. E tra queste opere che l'amministrazione intende realizzare, c'è un campo da calcio, un campo polifunzionale, un asilo nido che dovrebbe sorgere sopra la scuola materna. E anche qui la domanda sorge spontanea: queste opere sono effettivamente prioritarie a San Pierniceto in questo momento? È così importante la costruzione di un ulteriore asilo nido, visto che già uno c'è e non ci sono richieste per quell'asilo? Ma lo stesso discorso vale per i campetti, per i campi da calcio. Ce ne sono più di uno, serve costruirne altri? È in questo momento necessario? Domanda. Ma poi tra le opere pubbliche da realizzare ce ne sono due: la rete idrica, quindi la ristrutturazione della rete idrica, e la ristrutturazione della rete fognaria. C'era lo scorso anno, c'è quest'anno. Lo scorso anno non sono stati effettuati questi lavori, evidentemente. E la prova che questi lavori non siano stati effettuati ce l'abbiamo non soltanto perché quest'anno vengono nuovamente riproposti e probabilmente nuovamente non verranno posti in essere, ma anche dai numerosi debiti fuori bilancio che derivano da questa situazione. Perché nel momento in cui vi è un problema che quindi richiede un intervento, un problema alla rete idrica, un problema alla rete fognaria, c'è un problema, richiede un intervento. Questo intervento nella programmazione triennale viene previsto, poi non viene effettuato. Se effettivamente il problema c'è, si verificano dei guasti, e così è puntualmente: si verificano i guasti, si interviene con urgenza, e quindi per sopperire quelle spese, per far fronte a quelle spese, si utilizza lo strumento del debito fuori bilancio, che però dovrebbe essere uno strumento straordinario, una misura straordinaria da utilizzare con urgenza, appunto, non una misura ordinaria. Invece ad ogni consiglio comunale, tranne qualcuno, noi ci ritroviamo ad approvare debiti fuori a dover approvare debiti fuori bilancio, perché proprio manca una programmazione delle spese. Se le spese non vengono programmate, poi in qualche modo, quando la spesa si presenta come necessaria, bisogna intervenire. Ecco, tutto questo. Poi tra le opere pubbliche c'è l'oasi del Niceto, che non è presente dallo scorso anno ma ormai da 7 anni, non si sa se la vedremo mai.
Ecco, tutto questo denuncia una situazione che non può protrarsi a lungo, perché non può protrarsi a lungo perché il paese ha bisogno di opere, ha bisogno di interventi, ha bisogno di presenza da parte dell'amministrazione e non di inerzia, perché altrimenti tutto si perde quel che di buono abbiamo e non si costruisce niente di nuovo. Noi queste criticità, questi problemi li abbiamo rilevati non soltanto qui, non soltanto in piazza, ma nei consigli comunali, nel civico consesso in cui siamo espressione della cittadinanza. Li abbiamo portati all'attenzione di tutto il Consiglio e quindi della maggioranza. Abbiamo fatto sentire la nostra voce, la nostra idea. Il revisore dei conti, come è stato, non serve, lo puoi lasciare. Il revisore dei conti, come è già stato fatto notare, era concorde con noi, anche lui ha evidenziato le stesse problematiche, così come i dimissionari della Giunta si trovano in accordo. Quindi a questo punto è necessaria, io e noi del Gruppo Gallo riteniamo, una presa di coscienza da parte di questa amministrazione, che debba fermarsi a riflettere su cosa effettivamente voglia fare, se è conveniente e opportuno per il Paese che rimangano lì accomodati a non far nulla o se sia maggiormente idoneo una dimissione dell'intera giunta e quindi un ritorno al voto per una ripresa del Paese. Passo la parola a Francesco adesso che analizzerà vari problemi. Grazie. Grazie Rosario. Allora, l'anno scorso, voi vi ricorderete che nel comizio è stato menzionato e portato a conoscenza le criticità delle strade, interventi di spazzatura, interventi di miniscariche e quant'altro. A novembre abbiamo presentato un'interrogazione al sindaco per vedere quello che stava facendo per risolvere tutti questi problemi. Da novembre abbiamo dovuto fare una diffida a gennaio perché non ci rispondeva. A gennaio ci risponde il sindaco e dice che stavano programmando. Badate bene questa parola, programmazione. Da allora ad oggi la situazione praticamente non è cambiata. È peggio di prima, se non dire ancora di più. Praticamente l'amministrazione attualmente, per quanto riguarda manutenzione stradale, pulizia e quant'altro, sembra non esserci, praticamente sembra essere latitante. Ho fatto un paio di foto, invece di fare la solita proiezione, abbiamo fatto delle foto dove indichiamo l'acquedotto a monte. Praticamente dove passano i tubi principali si intende il tubo principale, che praticamente dovrebbe essere interrato, e parliamo di manutenzione, interrato sia il tubo, sia i fili che passano e sia il sensore, e da penso 4, 5, 6 anni sempre così, nessuno vede niente. A prescindere il tubo che è così, ci sono le casotte dove si va a ispezionare, chissà c'è un guasto, si va a chiudere. Praticamente le casotte non si vedono più, si vede solo il tetto delle casotte, parliamo di casotte di 4x5, praticamente 20 metri quadri, non una casotta varia. Se vedete accanto c'è la capra che vigila il tubo, ci sono le crape e via discorrendo, e lì è un discarico. Accanto, salendo, c'è sempre la solita frana a monte che non è stato fatto niente, non segnalato e non niente. Scendendo in contrada Castanea ci sono due frane non segnalate, sempre non fatto niente. Dopo c'è il guardrail salendo che se sale qualcuno con un motorino o qualcosa resta appiccicato là, però nessuno vede niente. Tutti girano, tutti guardano, tutti sono attenti al territorio, però la situazione è questa qua.
Dopodiché, incontrata Oliva, da 7 anni, da 6 anni, da 5 anni, la manutenzione della strada inesistente, inesistente, eppure gli dicono ora facciamo, ora vediamo, ora facciamo, ora vediamo. Se devi passare nella strada non si può passare perché c'è una giungla, sempre una giungla. Qua parliamo di manutenzione ordinaria, non è che parliamo di cose straordinarie, parliamo del nulla, non è che parliamo di un grattacielo o di un'opera dell'oasi o di un'opera di fare qualcosa, parliamo di manutenzione ordinaria. Dopodiché, scendendo, l'ultimo evento è stato quello della tenente Calderone, qua, quella che scende qua, con 2 ore di pioggia. Cos'è successo? Se ne è saltato tombini, asfalti e quant'altro. Perché? Perché qualche 2-3 mesi fa è stata asfaltata la strada qua. Asfaltando la strada hanno asfaltato sia il tombino, hanno asfaltato il tombino, e sia le grade dove dovrei andare l'acqua piovana. Dopodiché, e guardatela, dopo, comunque queste foto poi potete andare a visionarle, sono foto reali, le lasciamo qua per il popolo per visionare. Parliamo sempre di manutenzione ordinaria. Abbiamo speso, abbiamo dato a una ditta per fare la pulizia del paese, si parla del paese, per 20-24 mila euro. Ma il paese dov'è? Qual è il paese? Il paese che è la strada del fiume? Il paese qual è? La strada principale. 4 facce spetta la spazzatura, si fronte spetta la pulizia delle strade, si fronte spetta la pulizia delle strade, tutte le contrade spettano la pulizia delle strade. Ma quando si fa questa pulizia delle strade? Ancora ricordo qualche mese e mezzo fa, 2 mesi fa sono andato al Rosario, ancora c'era residuo dell'infiorata, c'erano la segatura e i fiori ancora in giro per il paese. Scendendo più giù, arriviamo a Ponte Muto, ai campetti. Questo campetto dovete sapere che 3 anni fa, quando mio figlio e altri giovanotti avevano 13 anni, avevano scritto una lettera al sindaco, sindaco Calderone. Avevano scritto: caro sindaco, siccome il campetto non è fruibile, e hanno protocollato la lettera al sindaco. All'indomani, tempestivamente, il sindaco risponde giustamente e dice: non c'è problema, me la vedo io il campetto. In sei mesi ripristiniamo il campetto. Ebbene, da 3 anni, 4 anni, mio figlio ora farà 17 anni, gli altri 17 e 18, se hanno fatto un intervento, effettivamente l'avevano risistemato. Se andate a guardare qua a questo campetto, lo so come è combinato. C'è una panca dove si trovano le persone all'interno del campetto. Pietre, peggio di peggio di peggio di prima. Dunque, chi vigila, chi guarda, chi fa queste cose? Salendo a monte, dove c'è la scuola media, salendo a monte dove c'è la scuola elementare, il tratto di strada, parliamo sempre di manutenzione, c'è un avvallamento che mi sembra che ci sono le montagne russe, passano tutti i giorni e nessuno vede niente. Mendoliere, scendendo da Mendoliere abbiamo il sottopassaggio dove passa il ponte, ci sono le foto. Come prima, come l'anno scorso, sempre lo stesso, buche e voragine a non finire, non segnalate, perché penso quantomeno non li fate, segnalate, perché se qualcuno si fa male, chi paga? Il comune di San Pierniceto. Le piazzette, sempre a Mendoliere, parliamo sempre di manutenzione, piazzette tutte in fila, tutte dissestate, ondulate, luride, non pulite e non spazzano nemmeno là. Dunque questa amministrazione, per quanto riguarda la spazzatura ordinaria, per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, dov'è? Cosa fa? Mi sembra che questa amministrazione aveva San Pierniceto nel cuore, ma quale cuore? Forse ha perso il cuore di San Pierniceto. Andando sempre a Ponte... Andando sempre a Ponte Muto, tempo fa mi sono arrivate delle telefonate alle case popolari, c'avevo anche veramente le fotografie, non una fotografia, a bizzeff. Qua si parla di queste case popolari, parliamo sempre manutenzione, 6, 4, 5 anni, 3 anni. Allora, queste case popolari sono combinate, il terrazzo sopra dove è mattonellato, tutto saltato, infiltrazione d'acqua piovana, l'intonaco scadente e cadente, pericoloso. Qualcuno fa le manutenzioni? Nessuno fa manutenzione. Dunque, questa amministrazione
Perché si è proposta per amministrare questo paese? Perché loro dicevano che quelli di prima non andavano bene e non entri in merito. Ma questa amministrazione va bene, ma se non sa fare il minimo, parliamo del minimo indispensabile, cioè spazzare, tagliare l'erba, tappare il buco, perché per tappare il buco si dice non c'è soldi, ma non è così, perché quando vogliono trovare i soldi li trovano, fanno la variazione di bilancio e trovano i soldi in base a quello che serve. Dunque, siccome la cosa prioritaria secondo me per quanto riguarda per i cittadini, perché qua l'amministrazione deve lavorare per il singolo cittadino, o ti ha dato il voto o non ti ha dato il voto, o ti è simpatico o ti è antipatico, deve lavorare per il cittadino. Dunque dovrebbe fare queste cose minime, indispensabili, anche perché la gente da San Pierniceto sta scappando, San Pierniceto sta rimanendo vuoto, i giovani se ne vanno, come ha detto poc'anzi Rosaria, per i giovani nel bilancio di previsione zero, agricoltura zero, ma questo paese si basa su agricoltura e turismo, turismo zero, ma di che cosa parla? Ma voi cosa avete fatto finora? Punto interrogativo. Mi dovete spiegare cosa avete fatto? A voglia dicete ma noi siamo onesti, ma quelli che non erano onesti io li vedo in giro, vuol dire che erano onesti anche loro, di che parlate? Dopo se c'era qualcuno disonesto lo denunciate, noi siamo onesti, voi dovete fare le cose. Chi si propone per fare una cosa la deve fare. Se io mi propongo per fare un servizio lo devo fare, non gli posso dire ora vengo e vengo fra 8 mesi o fra 5 anni, gli dico un'altra volta noi vogliamo fare, noi abbiamo intenzione di, non è più il tempo di avere intenzione di, e noi vogliamo fare, si deve fare. Dopodiché qua siete in continuazione in campagna elettorale, caccia e dare cose ai cristiani non hanno le palle gonfie, non avete capito, qua dovete fare le opere, si deve lavorare. La mattina quando uno si alza, se ne va, lavora per 30 anni, 5 anni, 4 anni, 2 anni e a casa non porta niente, ma perché è andato a lavorare? L'amministrazione attuale cosa ha portato, cosa sta facendo, cosa sta dando alla cittadinanza di San Pierniceto, al popolo, a quello che c'ha di bisogno, cosa sta facendo? Niente, è latitante. Dopodiché volevo dire una cosa, per concludere, siccome il primo cittadino o questa amministrazione, lo slogan principale era trasparenza e legalità, è giusto che sia così, perché non è per lo slogan della lista avversa, è lo slogan di tutti, trasparenza e legalità, se non che fossimo tutti disonesti. Però mi dovrebbe spiegare, anzi no a me, dovrebbe, siccome ricordo che il 24/5/2018 il sindaco è stato processato per concussione, apparentemente risulta che il sindaco è stato nuovamente rinviato a giudizio per altri motivi. Sarebbe cosa giusta, visto che è il primo cittadino, visto che l'istituzione di San Pierniceto, che venisse in consiglio comunale e riferisse al consiglio. E penso anche ai suoi cittadini, perché siccome è il primo cittadino, siccome è un'istituzione, dovrebbe rendere partecipe anche i suoi cittadini e il Consiglio Comunale. Dopodiché volevo dire, per quanto riguarda questo paese, l'avete ridotto sia come pulizia, minimo indispensabile, sia come manutenzione, minimo indispensabile, l'avete ridotto come uno scolapasta. Mai si era verificato questo paese, io non parlo come politico, io parlo come persona, come Anastasi Francesco, a mia politica non mi interessa, a mia mi interessa che stanno bene i miei figli, io, i cittadini, tutte le altre cose sono minchiati, si intende il bene dei miei cittadini, perché sono ripetitivo, se ne stanno scappando perché non c'è più nulla, ci avete combinato peggio del quando mio padre è emigrato all'estero, peggio del 59, dunque cambiate foglio e quantomeno dialogate con le persone, si dialoga con le persone, anche se non ti ha dato il voto, devi dialogare e risolvere i problemi. Comunque ci avete ridotto come a sto scolapasta. Grazie. Grazie.
Grazie, grazie Francesco, grazie Rosaria che mi hanno preceduto, buonasera a tutti, grazie di essere qui così numerosi nonostante il tempo incerto e l'oraria non troppo felice. Ringrazio tutti i componenti della Lista Gallo che vedo qui in piazza Spassi, il nostro candidato sindaco, dottore Pietro Inzana, che è sempre in prima linea e ci supporta in tutte le attività che poniamo in essere. Hanno detto bene i miei colleghi consiglieri che mi hanno preceduto, è chiaro ormai a tutti l'incapacità amministrativa di questa amministrazione Calderone, un'incapacità che noi denunciamo sin da quando ci siamo insediati, dall'insediamento, ma anche prima. Lo dicevamo in campagna elettorale per l'amministrazione, per i 5 anni che ci avevano preceduto. E lo ribadiamo con più forza adesso. Ci troviamo di fronte ad un'amministrazione incapace non soltanto di programmare, ma anche di agire nell'ordinaria amministrazione, nel garantire i servizi minimi essenziali alla cittadinanza. E se noi della Lista Gallo lo dicevamo già 5 anni fa, lo dicevamo da sempre, adesso hanno preso consapevolezza anche chi ha fatto parte di questa compagine amministrativa. Ha iniziato l'avvocato Ciccio Certo, che con molta onestà e coerenza, che lo ha sempre contraddistinto, ha detto che non poteva più andare avanti nel suo mandato. Ha rassegnato le proprie dimissioni dicendo che non era più sostenibile stare dentro un'amministrazione che non aveva un programma non a lungo termine, perché forse significava chiedere troppo, ma neanche a medio raggio, proprio a programmare l'ordinaria amministrazione. E lo hanno seguito a ruota tutti gli esperti milazzesi che ha nominato dopo il suo insediamento. Un'incapacità che noi tocchiamo con mano ad ogni consiglio comunale. Ed a proposito di consiglio comunale, mi sembra corretto fare una premessa prima di affrontare poi tutte le questioni che abbiamo affrontato durante questo anno in consiglio comunale. Dopo le elezioni si è insediato il consiglio comunale, che per legge è formato da 10 consiglieri. 7 della maggioranza e 3 che siamo noi dell'opposizione della Lista Gallo. È chiaro che chi arriva ultimo non entra in consiglio comunale. E secondo le prerogative che la legge dà a ciascun consigliere, il consigliere ha l'obbligo, tra virgolette, di legge, di vigilare e controllare sull'operato dell'amministrazione. Può richiedere documenti, così come lo può fare qualsiasi cittadino che può richiedere ogni documento alla pubblica amministrazione, e la pubblica amministrazione deve concederlo non soltanto al consigliere, ma anche a ciascun cittadino che ne fa richiesta, nei termini consentiti dalla legge. Può fare l'interrogazione al sindaco, alla giunta, agli uffici tecnici. Noi ne abbiamo presentati tantissimo, ne presentiamo forse una settimana di interrogazioni consiliari, così come lo può fare qualsiasi cittadino e l'amministrazione è tenuta a rispondere. Prova ne è che i ragazzini, che diceva Francesco, hanno scritto direttamente al sindaco e il sindaco il giorno dopo ha risposto, come avrebbe dovuto fare a chiunque ne fa richiesta. Può il consigliere comunale presentare mozioni consiliari per proporre attività da fare nel paese, può proporre emendamenti ai testi che presenta la maggioranza, così come facciamo noi. Però è chiaro una cosa, ed è chiaro dirla e parlare con estrema sincerità, con la verità che ci ha sempre contraddistinto. È chiaro che noi possiamo proporre qualsiasi universo mondiale in consiglio comunale, ma sempre loro sono 7 e noi siamo 3. Non ci sarà mai, mai
mai una proposta della lista Gallo che verrà approvata dal Consiglio Comunale, perché loro sono 7 e noi siamo 3, a meno che qualcuno che fa parte di questa compagine amministrativa, ravvedendosi, utilizzando la ratio che dovrebbe essere il comune denominatore in un consiglio comunale, non decida di distaccarsi, di prendere le distanze da questa amministrazione ormai fallimentare sotto gli occhi di tutti, e decidere di appoggiare una proposta oppositiva che non sia un'opposizione senza se e senza ma un'opposizione costruttiva, così come crediamo di farla noi a ciascun consiglio comunale, proponendo i nostri emendamenti e proponendo le proposte che secondo noi sono giuste e vanno nell'esclusivo interesse del Paese. Così come diciamolo subito, per toglierci via qualsiasi sassolino sulla scarpa, ecco, diciamo subito che qualsiasi mozione di sfiducia che presenteremo, che avremmo intenzione di presentare, ad oggi non passerà, perché siamo sempre 7-3. Quindi quando ci richiedono la mozione di sfiducia e utilizzano questi strumenti per cercare di fare strumentalizzazioni varie, populismi che non attecchiscono alla ragione, poi chiariamo subito una cosa: noi ne possiamo proporre 100 di mozioni di sfiducia, e verosimilmente da quando la legge ce lo consentirà, quindi da 2 anni e mezzo, che credo matureranno a novembre, dicembre, ne presenteremo uno ogni mese, ma sempre 7-3 finirà. Perché 7 sono loro e 3 siamo noi. Poi, per carità, dico, alla provvidenza, dico, non ci si mette limite, però questi ad oggi sono gli scenari politici che viviamo. E lo avevamo detto in campagna elettorale, avevamo detto: non è una partita a carte, 5 anni sono duri da far passare. E adesso, a 2 anni e mezzo, ci ritroviamo qui dicendo: eppure qualche stolto che parlava nei comizi 2 anni fa aveva ragione, dicendo 2 anni e mezzo, vedendo i risultati, forse qualcuno aveva ragione. È chiaro che nei paesi normalmente si lasciano le estemporanee artistiche. Noi lasceremo in dote a questo comune le estemporanee di quello che hanno prodotto loro, dico, visto che non hanno saputo organizzare neanche un intervento in un anno, non hanno saputo organizzare nulla, noi le lasceremo qua a futura memoria. Quindi questa è la situazione politica ad oggi che viviamo. È chiaro che noi in consiglio comunale non facciamo le mummie, chi viene al consiglio comunale, o chi ha avuto modo di leggere i verbali del consiglio comunale, si rende conto di chi parla, di chi propone e di chi invece sta zitto, alza la mano e vota e basta. E noi in questi anni di consiglieri comunali abbiamo affrontato e proposto innumerevoli azioni. Una che è emblematica è la questione dei campetti. Mi si dice: vabbè, ma voi siete fissati con questi campetti di via Simon Bolivar, alla fine 1 euro a bambino che cosa cambia? Non è una questione economica. Faccio una premessa ex ante, premesso che il comune di San Pierniceto, le casse del comune di San Pierniceto godono di ottima salute, lo ha certificato più volte il dottore Caravello nei consigli comunali, l'amministrazione comunale produce ogni anno a bilancio consuntivo un utile di amministrazione, quindi hanno un surplus di utile in cassa, di soldi in cassa. E permettetemi, non poteva non essere così, visto le profumate tasse che paghiamo tutti mensilmente e puntualmente, non poteva che essere così. Ma è una questione, quella dei campetti, di principio. Perché io devo far pagare ai cittadini di San Pierniceto, che già pagano profumate tasse,
l'ulteriore servizio dell'utilizzo del campo. Un campo, badate bene, che è stato costruito con fondi pubblici. Un campo ovviamente non costruito da loro, perché loro a memoria non hanno realizzato neanche un'opera pubblica in questo paese. Ancora, ancora, campano di rendita delle precedenti amministrazioni. Ancora oggi tutte le opere che vedete appaltate e che stanno partendo sono opere frutto delle vecchie amministrazioni formiche e pitrone che solo oggi vengono appaltate. Nei meandri della burocrazia passano 4, 5, anche 8 anni. E quindi, e mi riferisco all'opera, alla riqualificazione di San Giacomo, al finanziamento di Ringa Figarella, al museo dell'Infiorata e molte altre che verranno appaltate. Quindi la questione non è, badate bene, una questione dell'euro a bambino. La questione è, e siccome i cittadini di San Pierniceto pagano profumate tasse, alla corrispensione della tassa deve esserci un servizio reso. Quindi se tu non mi consenti neanche di utilizzare un'opera pubblica che è fatta con fondi pubblici, non capisco il perché di questa cosa, se poi ce lo vogliono spiegare. Così come mi devono spiegare perché quest'opera pubblica deve essere gestita da un privato e il comune di San Pierniceto gli deve pagare luce, riscaldamento e non so che cos'altro più, e acqua. Quindi dico, questo gestore, che non so neanche chi sia, questo gestore si trova una struttura chiave in mano con tutte le utenze pagate e in più i cittadini di San Pierniceto gli devono portare i soldi per giocare. Cioè è assurda questa cosa. Vediamo. Dico, quando ci daranno risposta, perché non sappiamo neanche noi come mai all'unanimità siamo riusciti a far approvare la nostra mozione in consiglio comunale per rendere gratuito l'uso del campo di via Simon Bolivar ai cittadini di San Pierniceto di età inferiore, credo, ai 16 anni, per l'utilizzo del campo. Puntualmente da 6 mesi la iscrivono all'ordine del giorno e la ritirano. No, a questo punto non chattiamo, no, questo poi. Alzano la mano, votano e si ritirano il punto. Puntualmente da 6 mesi. Vediamo, chissà, magari si ravvedono nel prossimo consiglio comunale. Attendiamolo, e noi siamo qui, non scappiamo. E questo per quanto riguarda la questione Campetti. Ma la questione Campetti è emblematica di un modus operandi di questa amministrazione. Un'amministrazione che non sa dove deve andare. Perché è impensabile, come diceva Rosaria prima, è impensabile che nel territorio di San Pierniceto c'è un asilo nido, incontrata a Zifronte, non so se tutti avevano contezza di ciò, c'è un asilo nido, incontrata a Zifronte. Il comune di San Pierniceto fa ben 2 bandi per far iscrivere i bambini, 2 bandi, tutte e due andati deserti, quindi evidentemente non c'è una domanda del territorio, non è che ci vuole l'arca di scienza per capire che in un paesino di 3.000 abitanti con tutti i giovani che sono fuori non troverai 15 neonati che vengono all'asilo nido. Però gli abbiamo dato il beneficio del dubbio, hanno fatto ben 2 bandi e tutte e due andate deserte. Loro che fanno? Anziché riqualificare o comunque ridestinare ad un'altra attività l'immobile di Contrada Zifronte, darla nuova vita, darla alla banda per avere maggiori spazi, darla alle associazioni. No, che fanno? Mantengono l'asilo nido a Zifronte vuoto, chiuso, con un probabile, possibile nocumento all'erario dell'amministrazione, però questo poi evidentemente sarà un problema postumo che ci dobbiamo porre, e fanno il secondo asilo nido, anzi hanno intenzione di fare il secondo asilo nido sopra in via Grimaldi per la modica cifra di 700.000 euro. L'opposizione, che a detta di qualcuno non c'è, boh, non si sa perché che fanno, non si sa, presenta un emendamento alla proposta in consiglio comunale e dice, tutto facilmente riscontrabile dagli atti pubblicati sul sito dell'amministrazione, amministrazione trasparente, delibera consiglio comunale. Che fa?
dice: scusa, ma c'è già quest'opera, sai che fai? Toglila dal piano delle opere pubbliche, metti la rete fognaria, metti la rete idrica, metti una strada che magari può servire alla viabilità del paese, è inutile un'altra opera. Presentiamo l'emendamento seduta stante, signor Caravello e Maio ci danno il parere tecnico lì a vista, tutto facilmente riscontrabile. Loro che fanno? Nessuna risposta al nostro emendamento, votano contrario e si tengono il secondo asilo nido nel piano triennale delle opere pubbliche. Dico, è chiaro che è un'amministrazione che non sa nemmeno dove vuole andare, è un'amministrazione ormai allo sbando. Qualche assessore ci ha detto in consiglio comunale: noi navighiamo a vista, cioè proprio loro organizzano quello che devono fare l'indomani, così evidentemente non si può più andare avanti. Ma lo dimostrano tutte le fotografie che gentilmente ha stampato Francesco e che lascerà qui a futura memoria. Lo dimostra il fatto che dopo un anno ci ritroviamo qui a questa piazza a dire sempre le stesse cose, a parlare di nuovo per l'ennesima volta della strada Contura, che non si sa come mai c'è un problema proprio, credo ormai di natura strutturale, visto che mi dicono che si è formata un'ulteriore voragine dopo che l'hanno aperta. Non sappiamo a dire il vero se questa strada è stata aperta e c'è il collaudo, ma lunedì, Francesco, andiamo e lo richiediamo. Un'amministrazione, come ha detto Francesco, che non riesce a fare l'ordinaria amministrazione e che non brilla neanche per gli atti di straordinaria amministrazione. Nessun finanziamento portato, anzi no, ne hanno portato uno, a dire il vero. E hanno portato un finanziamento per 39.000 euro per i maestri bottai. Quando noi, io e Francesco, siamo andati alla presentazione, veramente eravamo piacevolmente sorpresi, perché abbiamo detto: finalmente qualcosa di buono in questo paese, visto che San Pierniceto ha molte imprese vinicole e di viticoltura che rappresentano il fiore all'occhiello per San Pierniceto. Penso ai Di Giovanni, penso alle ditte Ruggeri, Colosi. Quindi avevamo pensato effettivamente pure qualcosa di buono a San Pierniceto si sta muovendo. Invece, dalle determine di pagamento, vediamo che su 39.000 euro, solo 5.000 euro rimangono a San Pierniceto, perché tutto il resto, le delibere sono 167... e l'altra non ricordo, vabbè, ma non ci perdiamo, sono tutte pubbliche, quindi non come vedete, dico, non è che uno è consigliere comunale e ha i documenti e chi non è consigliere comunale non ne ha. Dico, l'altro giorno l'avvocato Ruggeri un malloppo tanto di documenti, quindi lui è la prova provata che qualsiasi cittadino, se vuole, può fare opposizione. Io aveva tutti i documenti, era super informato. Diciamo che su 39.000 euro 18.000 euro sono andati all'agenzia Comunicami SRL di Milazzo per attività di pubblicità, promozione dell'evento, credo, non so, e gli altri 9.000 euro ad un'associazione Onlus di Milazzo. 5.000 euro hanno comprato, credo, della strumentazione elettronica qui a San Pierniceto, la ditta di Luigi Calderone. Però dico, è significativo che l'unico finanziamento portato dall'amministrazione Calderone a San Pierniceto, poi effettivamente di 40.000 euro a San Pierniceto rimangono 5.000 euro. Dico, questo è il dato da sottolineare, che è il dato che devono conoscere i sanpietresi, è un dato che è importante e significativo della loro politica, del loro modus operandi. 25 partecipanti. Poi dobbiamo capire sto corso a che cosa è servito. Poi questo vi aggiorneremo nel prossimo comizio.
Quindi questo è il problema di questa amministrazione, un'amministrazione ormai allo sbando, che non ha mai individuato una priorità di intervento nella sua politica, che tira a campare, che non sa neanche, non riesce a capire il bisogno della propria popolazione, perché non è vero che i soldi non ci sono, come abbiamo detto prima siamo inutili, non ce n'è buco, la fantomatica storia del buco ormai appartiene al passato. Anzi, piuttosto forse il buco lo stanno facendo loro, visto che hanno acceso già ben due mutui per 1 milione di euro. E l'ultimo mutuo è veramente scandaloso, perché hanno acceso un mutuo di 105.000 euro per realizzare l'ennesimo campetto. Ho detto in consiglio comunale, scusate, è l'ennesimo campetto che andate a dare a gestione ai privati e per cui i cittadini di San Pierniceto devono pagare? Domanda. Ovviamente il consiglio comunale non mi risponde nessuno se non il presidente del consiglio, però dico, questo è, prima o poi abbiamo richiesto lo streaming del consiglio comunale in modo tale da realizzare quel palazzo di vetro che tanto loro si sono riempiti la bocca durante i consigli, durante le passate campagne elettorali. Lo realizziamo il palazzo di vetro, così i cittadini con contezza e con cognizione di causa vedono come si comporta la maggioranza e come si comporta l'opposizione, e ciascuno si prende le proprie responsabilità poi a quel punto. Evitiamo così facili strumentalizzazioni. È un, per non parlare poi dell'infiorata, dell'estate sanpietrese, ormai mi secco anche a parlarne, perché da 5 anni credo è impensabile che si utilizzano dei fondi di bilancio comunale, cioè si utilizzano le tasse pagate dai sanpietresi per finanziare un'infiorata ormai senza fiori e senza turisti, cioè assurdo, 50.000 euro l'ultima infiorata. Vergognosa, mi dicono, vergognosa, cioè non sono io a dirlo. Per non parlare poi dei 17.000 euro spesi per l'estate sanpietresi. Dico, io se non fosse stato per le varie commissioni delle feste delle varie parrocchie, dei vari rioni, io non mi sarei accorta dell'estate. Cioè un'amministrazione che con 17.000 euro non è riuscita a fare altro se non i famosi tornei di calcetto, sempre nei campetti costruiti all'epoca. E poi mi dicono, vabbè, questo ve lo dico dopo, questo ve lo dico dopo poi. E quindi è chiaro che sia... che siamo di fronte ad un'amministrazione, ad un progetto politico ormai fallimentare, che non fa altro che arrecare un danno ai sanpietresi, perché mentre noi parliamo della strada che si è negata, di un buco che c'è in via Tenente Calderone, e gli altri comuni non è che hanno questi problemi, e quindi si adoperano non con l'ordinaria amministrazione, quindi arrancando con l'ordinaria amministrazione, si adoperano a cercare finanziamenti che a noi ci servirebbero veramente. Da ultimo quello sul rischio idrogeologico, l'unico comune dell'Interland a non aver ottenuto il finanziamento è San Pierniceto, pure Condrò qui ha ricevuto il finanziamento, San Pierniceto non pervenuto, così come tutti i finanziamenti che c'erano a disposizione, che la Regione tramite fondi europei metteva a disposizione, ma ovviamente a loro non interessa, perché campano di rendita ancora, loro queste cose non interessano, non riescono a fare l'ordinario, figuriamoci la straordinaria amministrazione. È chiaro, e che poi concludo perché sono rimasta quasi senza voce, è chiaro che siamo di fronte ad una situazione politica che non è più sostenibile.
E credo che la presa di consapevolezza anche di molte compagini politiche che hanno appoggiato, che sono stati forti difensori dell'amministrazione Calderone, se proprio loro hanno preso le distanze dall'interno, evidentemente c'è qualcosa che non va, c'è qualche problema. Noi come Lista Gallo vogliamo essere l'alternativa, lo dicevamo in campagna elettorale, siamo un gruppo di giovani che non abbiamo alcun tipo di interesse se non l'amore nei confronti del paese in cui viviamo. E ci siamo sempre detti con il mio gruppo che noi, a prescindere dal risultato delle votazioni, noi siamo sempre qua. Non dobbiamo governare a tutti i costi, non dobbiamo amministrare a tutti i costi, non abbiamo velleità di ricoprire poltrone, non abbiamo la voglia di fare il sindaco a tutti i costi. Siamo qua perché crediamo in un progetto politico, crediamo che abbiamo le idee per cambiare veramente San Pierniceto, crediamo che lo sviluppo di San Pierniceto non possa essere questo che vediamo in questi cartelloni. Crediamo che deve essere uno sviluppo basato sul turismo, sulla valorizzazione culturale e artistica del nostro patrimonio. Crediamo che un'amministrazione ha il dovere di aiutare i giovani imprenditori agricoli, i giovani commercianti che investono su questo territorio. E crediamo di avere un'idea da portare avanti e quindi un progetto, un programma, e quindi qualsiasi tipo di accordo, perché ormai è diventata la parola d'ordine di questi ultimi mesi, qualsiasi tipo d'accordo non può che essere sui programmi, sui progetti, non può essere un accordo fatto sì ma io voglio fare un sindaco che voglio venere e tu mi dai i voti, non funziona così. Cioè, ci sono dei programmi, poi noi non ne abbiamo velleità, attenzione, non vogliamo fare sindaco, non dobbiamo governare a tutti i costi, non abbiamo interessi da difendere al comune, possiamo fare opposizione tutta la vita, abbiamo semplicemente voglia di cambiare questo paese e lo possiamo fare con chi ci sta. Con chi ci sta, con chi vuole, con chi ha a cuore le sorti di questo paese, con chi ha un programma, un'idea, un progetto, una speranza per il futuro di San Pierniceto, a prescindere dalle poltrone da ricoprire. Una cosa è certa, che non vogliamo più questa amministrazione fallimentare, quindi chi l'ha fatta vincere la prima volta, chi l'ha fatta vincere per la seconda volta, dico, speriamo che non si metta di buzzo buono per farli vincere la terza volta, dico, poi per carità, dico, alla provvidenza divina non c'è fine. Quindi noi siamo qui, faremo la nostra opposizione dura ma propositiva, perché questo è quello che ci contraddistingue, avere un'idea alternativa, diversa dal fare semplice opposizione e fare dubbuce e basta. Siamo qui, saremo qui, ci rivediamo al prossimo incontro, perché per noi è diventato un appuntamento stabile, lo è stato sin dall'inizio del nostro insediamento e continueremo così, grazie a tutti voi. Grazie.